Presidente, grazie. Io solo per rispondere a qualche provocazione, devo chiamarla così, che ho colto nel dibattito. È stato chiesto se per caso ci rendiamo conto che una semplice delibera di indirizzo possa essere un'offesa ai romani, però voglio ricordare ai colleghi che le cronache giudiziarie degli ultimi anni, quelle che parlavano dell'era di Mafia Capitale, all'interno di quelle cronache giudiziarie la risoluzione dei rifiuti su Roma Capitale sembrava appellarsi all'intercettare in maniera poco trasparente delle cooperative che dovessero risolvere, ripeto, il problema dei rifiuti attraverso il metodo delle cooperative. E questa non è forse un'offesa per i romani? Negli ultimi giorni, con dei comitati di Malagrotta che hanno riesumato, per così dire, delle vecchie, agenzie stampa, dei vecchi giornali, sull'Unità del 1991 c'era scritto come titolo: "Un regalo al signor Malagrotta, il Campidoglio darà all'imprenditore la gestione dei rifiuti romani". Non è forse questa un'offesa ai romani, Presidente? Io ho fatto una provocazione prima cercando di appunto provocare, scusate la ripetizione, un dibattito politico che fosse costruttivo, come diceva il Presidente Diaco, perché negli ultimi interventi in aula abbiamo fatto autocritica, abbiamo, ripeto, come dicevo prima, evidenziato che noi vogliamo ricostruire un capitale pubblico, lo vogliamo rinnovare, lo vogliamo come ci siamo prefissati di fare dalle nostre linee di indirizzo fin dall'inizio. Vogliamo che la gestione dei rifiuti resti assolutamente pubblica, una gestione pubblica, non privata, che dia profitto a pochi. Vogliamo con coraggio che questa gestione non sia in nessun modo commissariata, così come diceva il nostro ministro Costa, perché con coraggio ci vogliamo mettere la faccia anche con atti e indirizzi semplici, così come avete chiamato questa delibera di indirizzo. E io non mi vergogno di dare degli indirizzi semplici come questo, perché sono indirizzi, ripeto, che sono mancati anche nella loro semplicità per 14 anni. Quindi, ripeto, io non mi vergogno di dare un indirizzo politico sulla gestione dei rifiuti di Roma Capitale.